Ciao, oggi andiamo alla casera Bedin di sopra, partendo dalla casera Mela in compagnia del nostro amico Gabriele. Eccolo qua, e a Tania qua. E basta, a dopo, ciao. Qua siamo alla casera Mela. Eccola. Un po' contro il sole, non si vede niente. Magari al ritorno. Che giornata, guarda che giornata, respira. In teoria ci sono 600 metri di dislivello in 5 km. Niente, ecco un pezzo di stradina, così andiamo avanti così. Eppure va a fare cose di montagna, dovria essere. Com'è? Ben. Per il momento sì, dopo vedremo. Giornata bellissima. Allora, il primo pezzo di sentiero si dovrebbe svolgere su strada forestale così. Dovremmo trovare tre tornantini. Dopodiché si stacca sulla destra e beccheremo il nostro sentierino. È uscito il sole, mamma che caldo, Gabriele! Cosa che è? Non che è? Sono imparato i passi con la tua. Ascolta, andiamo su da qua. Va avanti, sì, che a me mi viene da ridere. Mi hanno dato il distacco. Guarda, ma li prenderò adesso. Vecciapo! Vai, tira su! Tutto... Aspetta, ed eccoci arrivati. No, non è questo. Eccoci qua dopo tre quarti d'ora, siamo arrivati al bivio che verso giù andiamo verso la casera Ferrera. Eccola qua, andando su si va la cava Buscada. Noi ovvio andiamo verso su. Quando torniamo indietro questa sera andiamo giù per di qua. Dai! Primo tornante, altri due dopo questo. Le nuvole si sono abbassate, peccato. Secondo tornante. Chiamavano sole, maledetti! Ma in video non si vede tanto, siamo in mezzo alla nebbia. Di chi sarà colpa tua! Terzo ed ultimo tornante. E adesso dobbiamo andare avanti fino a che troviamo sulla nostra destra il sentiero. Eccoci qua, allora dopo un'ora e un quarto di sentiero siamo arrivati, di stradina, siamo arrivati al sentiero. Eccolo qua, volendo si può andare anche a rifugio Maniago. Qua inizia il sentiero. Gabriele, tutto bene? Sono come un maras. Come ti sei?
come un marassi, i marassi sai cos'è, qui verdi. Ah. Vabbè, adesso via diretti verso di qua, mentre quella stradina di qua, adesso ovvio c'è la nebbia, allora si vede a grotta per andare al rifugio Cava Buscala. Dopo magari quando torniamo in trio, magari vediamo. Via! Oppisa! Dai che andiamo! Sempre più nebbia. Adesso qua avanti dovremmo trovare un torrente dove farà un po' di acqua. Un po' di neve. Quasi sempre peggio, sempre peggio. Eccoci arrivati al torrentello dove andrò a rifornirmi di acqua. Guarda che posto. Guardate che bello. Abbastanza parte ed eccoci arrivati. Allora questa è la prima, che è quella chiusa, la seconda, parate, guarda che bella, bellissima. Ed eccoci qua, Gabriele! Eh sì. Sì, adesso facciamo il classico tour della casera, tiriamo dentro. La stufa, e da quello che ricordo funziona male, il tavolo e 6 posti letto a castello, eccole qua. Adesso si fa da mangiare, accendiamo il fuoco. No, lui si lascia qua. Va bene, mettiamo dentro da qua. Solo che non dopo da mangiare. Birra, salame, speck, formaggio, biscotti. Uova, rotte. Uova. Rotte ma... Funghi, cipolla per fare il soffritto. Adesso andremo a fare la merenda tirolese. Allora, speck,
cipolla, un bel soffritto, funghetti, boh, olio per soffritto, sale, pepe, erba, cipollina, caffè per dopo, zucchero e uova. Ah sì, e uova rotte, perché sei appena cadute per terra. Minchia. Vai che andiamo! Ed ecco la merenda tirolese. Pronta. Non male. Bella pulita. Fanno che sei troppo. Dove ci vediamo? Boh, adesso torniamo indietro. E tanti saluti. Se non succede niente, sapetemi in macchina. Ciao. Allora abbiamo deciso di fare la direttissima in pratica dalla casera che è là. Andiamo giù diretti per di qua. Va bene. Ciao. Dunque ciao, vedremo ciao, come va. Saluta la madre. Ecco qua. Il direttissimo. Oh, wow. No. Yau. Wow. Non male. Che bello, capro. Sì, te l'ho detto. Che bello. Una variante che pochi fanno. Il sole. Dopo che cosa che te ferma? Il sole tra gli alberi. Dopo che Berto ho sperato che ti ferma e ora come gli devi andare? Oppala. Siamo quasi arrivati in ultima del sentiero non kai. Quelli tracciati in nero in pratica sulla cartina. Eccoci arrivati alla stradina che abbiamo fatto stamattina. Adesso andiamo giù per di qua, in sinistra, e andiamo verso la casera Ferrera. Ecco la Malga Ferrera e da lì avanti sempre fino al rifugio Mela, casera Mela. Eccoci arrivati in ultima di questa escursione. La votazione è qua, la votazione mi dica dove... Dimmi la votazione, dimmi. Cosa le è sembrato di questo giro? Bene. Speciale, adesso comincio a faccia, rifaccio ancora il giro. Le è piaciuto così tanto che lo rifarebbe? Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti.